Altipiani sopra monte, vittoria facile per gli ospiti nello scontro nelle retrovie, nemmeno 60 secondi dal fischio d'inizio e Gocka si invola in velocità e batte Minetto. La squadra di casa arriva in ritardo su ogni pallone e subisce le iniziative e il pressing del Sopramonte, che alla mezz'ora trova raddoppio con Bragagna su corner. Nel secondo tempo non cambia il copione della gara e gli ospiti dilagano. Un rimpallo sfortunato induce Stefano Zeni all'autorete. Il subentrato Turri conclude una bella azione e Gocka segna su punizione defilata. Finisce 0-5. Bolger a Calisio. Si arresta la striscia di vittorie consecutive della capolista. Dopo pochi minuti, Baldessari colpisce di testa ma il suo tiro sbatte sulla traversa. Ceccato e Faustini si rendono pericolosi, mentre l'arbitro annulla una rete a Ouattara per gioco pericoloso e Dondi impegna Tenaglia da fermo. Nel secondo tempo il Bolger è più in partita e dopo alcune chance trova la rete con Franzoi in mischia. Gli ospiti assediano quindi la porta avversaria, riuscendo a pareggiare a 6 dalla fine con Ceccato con un tiro all'angolino basso. Finisce 1-1. Ischia Audace, sconfitta che complica il cammino dei gialloneri. In avvio le due squadre si studiano, alla mezz'ora però si accende la sfida. Osler parte in posizione dubbia e infila Ochner con un diagonale da pochi passi, ma nemmeno due minuti dopo Lazzari pareggia su punizione. Nel secondo tempo le squadre sprecano molto, ma l'Audace completa la rimonta ancora con una punizione defilata di Lazzari. La Ratta pareggia poco dopo con un pallonetto, ma a 5 dalla fine la tripletta di Lazzari su punizione con la complicità di Malpaga vale il 2-3. Montevaccino Valsugana, pareggio che lascia l'amaro in bocca. Passano 180 secondi dal fischio d'inizio e Mattia Pasolli colpisce di testa sugli sviluppi di un corner trovando il gol. Le occasioni si alternano ma sono i gialloblu a trovare ancora la via della rete con un bel tiro di Bortoli. Gli ospiti però pareggiano prima dell'intervallo con un autogol propiziato da un'iniziativa di Zonca e un rigore di Rudy Micheli. Il numero 10 trova anche la doppietta con un diagonale mancino. Poi il Valsugana spreca troppo e non trova raddoppio, quindi Xompero punisce e fissa di testa il 3-3. Oltre Fersina Calavino, quinto posto conquistato dai rossoneri nello scontro diretto. La squadra di casa gioca come di consueto con lanci lunghi ma senza creare pericoli di franco fino al 20esimo, quando Bouchrit impatta sulla traversa. Gli ospiti non riescono invece a infilarsi tra le maglie della difesa persinese. Nel secondo tempo l'approccio più aggressivo del Calavino viene premiato con il gol al 65esimo. Sugli sviluppi di un corner con l'arci serve Frioli e con un destro secco fredda Groff. Il numero 1 persinese evita il raddoppio e difende lo 0-1 finale. Roncegno Invicta Duomo, vittoria in zona Cesarini per i gialloblu. Marco trova subito il vantaggio con un pallonetto delizioso sfruttando un errore della difesa. La squadra ospite però riesce a rimanere in partita e al 20esimo un rigore generoso trasformato da Boschetti vale il pareggio. Nel secondo tempo la partita diventa spettacolare. Michael Pasquale segna il nuovo vantaggio sul rigore, ma Giacomoni segna un gran gol. Saidi viene espulso a 10 dalla fine e nel recupero dello Iacono trova la zampata vincente sugli sviluppi di una punizione. Termina 2-3. Tesino Vigolana, grande prova dei padroni di casa contro una formazione rimaneggiata. Dopo due minuti l'improvvisato portiere Ammirata sbaglia il disimpegno e Tamanini è costretto al rigore. E dal dischetto Minati non sbaglia. Dell'Agnolo conferma il suo killer instinct e firma una doppietta prima dell'intervallo. I bianco-blu cercano di rimettere in piedi la gara con la rete di Federico Sassudelli su assist di Vio. Poi non trovano la seconda rete e concedono altri due gol a Dell'Agnolo e Minati su rigore. Nel finale i sigilli di rara bellezza di Vio e Minati fissano il 6-2. Thank you.